Buongiorno a tutti, come state? Primo video dell'anno. E indovinate che cosa sto andando a fare? La spesa mia sorella, perché in queste festività ha preso il Covid, purtroppo, sia lei che il suo fidanzato. E quindi ieri sera mi hanno mandato un messaggio chiedendomi se gentilmente andavo a fare la spesa per tutte e due, perché loro in casa erano rimasti senza nessuna risorsa. Ciao amore mio, come stai? Ma ti devo chiedere un favore, sai che siamo rinchiusi in casa così, ma siamo senza cibo. Cioè, da giorni che stiamo andando avanti con le ultime cose che abbiamo nel frigo, ma non abbiamo niente, vero amore? Sì. Vabbè. Salvacelo. Comunque, niente, non è che riusciresti ad andare a fare la spesa, a comprarci qualcosa, magari adesso ti facciamo la lista e ci vai a prendere tu del cibo. E io gentilmente ho accettato. Peccato che mi hanno inviato una lista che ci sono dentro 200-300 prodotti da prendere. Ma partiamo dall'inizio, che così vi spiego bene che cosa è successo. Praticamente l'altro giorno mia sorella riceve una telefonata in cui ci avvisano che siamo stati a stretto contatto con una persona positiva. E allora scatta l'allarme. Abbiamo iniziato a fare un sacco di test, sia io che lei. E abbiamo fatto prima quello rapido e io sono risultato negativo e lei invece è risultata positiva. Al che abbiamo deciso di fare il molecolare. Lei è andata al supermercato mentre io sono andato in una clinica privata. Io l'ho pagato 87 euro mentre mia sorella l'ha pagato 0 euro, ma è dovuta andare lì dalle 4 del mattino fino alle 10. Ora si aprirà un buco nero perché sta usando la monetina dell'Eurospin all'S lunga. Cosa succederà? Ed ecco la lista che mi è stata inviata. Guardate quante cose che ci sono da prendere. Non è che mi hanno fatto una lista ordinata, hanno segnato le verdure, la carne, tutto separato. Dividimi le zone, no? Io sto facendo avanti e indietro, come faccio? Non trovo manco i prodotti. Ciao Fra, buongiorno. Sono qui davanti alle capsule e non so che cosa prendere. Sono quelle della Lore, cosa prendo? Secondo me è questo, ti vuoi? Ma ti mando una foto ora. Che ne so io? Barista rosse vanno bene. Ok, quindi sono queste. E se ti dicessi che c'è un nuovo modo di fare la spesa? Sono fermo in un punto, cercare l'olio Evo. Ma ci sono 300 marchi di oli. Guardate. Come faccio a trovare l'olio Evo? Prendo un olio qualsiasi, che cambia? Sto facendo il giro del supermercato almeno 10 volte, dai. Perché la lista che mi hai scritto, Fra, praticamente non è precisa. Tu sai com'è suddiviso questo supermercato e quindi mi devi dividere tutte le verdure per passare alle paste, carne, fino ad arrivare alle bibite. Invece così mi stai facendo rimbalzare da un posto all'altro, che cacchio. E vabbè. Una candeggina profumata. Candeggina floreale, mi sembra intelligente come cosa. Candeggina floreale, ho quasi fatto, vedo una fine, il carrello è pieno, mancano solo i crostini e ho fatto tutto velocissimo, ho perso 2 ore, ma l'ho fatto con piacere per mia sorella Fra, quindi. E ora che crostini prendo? Mi hanno detto i crostini, ma ce ne sono tanti tipi di crostini. Allora io prendo i classici. Carrello riempito, ora vado in cassa e poi gli porto la spesa. Sapete qual è la cosa più brutta? È che devo andare in bagno e sono in coda e devo pagare la spesa e poi devo portare la spesa a mia sorella. Ma no, io vado prima a casa, vado in bagno e poi ritorno indietro, me ne frego. E niente, arrivo in cassa e non ho la testa nel portafoglio per pagare e quindi sono fermo qui. E ora che cosa faccio? Marta non risponde, la Vale non risponde, nessuno risponde. Eh sì, alla fine ce l'avevo in tasca, solo che il signore mi ha gridato dietro e mi agito quando le persone mi gridano dietro. Sono riuscito a fare la spesa a mia sorella Fra. Levo la mascherina che mi stava soffocando. Praticamente ho un po' di storie da raccontarvi. A parte la spesa scritta in maniera inesistente, perché non mi puoi mandare dalle verdure alle bibite, dalle bibite alle verdure. Cioè, è un casino per me, ok?
Ok, sono arrivato al mostro, raga, guardate che bello. Uno spiraglio di luce in mezzo a tutta sta giungla. Comunque arrivo in cassa, faccio per pagare. Il signore che era in cassa con me mi inizia a gridare dietro. E inizio a dire, ti devi muovere, ti devi muovere. Io mi ero già preparato la tessera per pagare in tasca. E nel momento in cui il signore mi ha iniziato a gridare contro, io mi sono agitato e non l'ho più trovata. E quindi gli ho detto, vabbè, passa avanti, visto che così tanta fretta. E poi, vabbè, io non voglio giudicare nessuno, ma erano moglie e marito in pensione, si vedeva palesemente che erano lì che passeggiavano. Hanno anche pagato loro con le monetine, quindi... Cioè, non è che avevano molto da fare, non è che siamo al pronto soccorso che c'era da correre. E quindi, non so se capita anche voi, che quando vi gridano addosso, vi bloccate, vi agitate. E io continuavo a cercare sta tessera per pagare, ho chiamato 4 volte Marta, ho chiamato Fra, non sapevo più come muovermi in questa situazione. Spesa fatta, andiamo a portargliela. In totale, raga, ho speso 121 euro. Che giornata, e sono solamente le 10. Che poi ho perso altro tempo in cassa perché non avevo la tessera per avere gli sconti. Ho risparmiato ben 25 euro, Ma torniamo all'argomento principale, il tampone. Milano è nel caos e credo anche tutta Italia che non si riescono a fare sti tamponi. Mia sorella è rimasta in coda dalle 4 alle 10 per riuscire a fare un tampone. Ok, è andata lì all'alba, si è svegliata alle 2:30 per essere lì alle 4. E io invece sono andato in una clinica privata, ho pagato 85 euro più 2 euro di tasse e sono riuscito a farlo in giornata e ho avuto responso nel giro di 24 ore. Quindi, in sostanza, se si paga si riescono a fare le cose, se non si paga sei bloccato e rovinato la vita praticamente. Questo è il riassunto di quello che sta accadendo ora in Italia. Perfetto. Mi raccomando, se dovete prendere dei test per vedere se siete positivi o negativi al Covid, non prendeteli in farmacia perché vi fregano, aumentano i prezzi in una maniera esponenziale. Tamponi li ho visti arrivare a 15-20 euro. Se invece andate tipo in un supermercato, che sono poi la stessa identica cosa, vi costano 4 euro, 4,90 euro. Massimo li ho visti a 6 euro. Pronto? Pronto? Ciao Vale, come stai? Ciao amore, bene, tu? Io tutto bene, tutto bene. Sto per passare sotto casa vostra. Tra quanto? Sono già in macchina, tra tipo 3 minuti. Ok, va bene, va bene. Va bene? Grazie amore, sì, grazie. Ma come ci organizziamo ora? Io ti lascio la spesa, la controllo a vista e poi tu la vai a recuperare. Ok. Senza sì. Che ci tocchiamo o ci scambiamo. No, tanto noi ci dobbiamo mettere anche qua. Ah, ok, va bene. Dai. Ok, dai, ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao. Ciao. Ora prendo la spesa e l'appoggio da qualche parte di strada, che così loro la possono prendere. Ok. Dove l'appoggio? E l'appoggio lì. Ma guarda quanto è bello! Cioè, raga, è stupendo. Guardate, è bello. Che fatica. Sono già stanco da sta giornata. Vabbè, però poverini, che dovevano fare? Ecco fatto, portato tutta la spesa. Ora non mi resta che aspettare mia sorella. Devo andare in bagno, muoviti Vale. Mamma mia, se devo andare in bagno. Dai Vale. Vale, sono qua sotto. Eh sì. Ma ti avevo avvisato, dai, scendi. Sono qua sotto, muoviti. Dai, che devo andare in bagno. Io sto malissimo, mal di pancia, raga. Ah, che giornata strana. Amore, amico, dove sei? Vale, però io devo andare in bagno, te l'ho detto. Oh, cacchio. Dov'è Luca? Ha spostato la macchina che doveva uscire. Ah, mancava la salvia. Ho discusso con quelli per la salvia. Ciao raga, io poi sono da solo domani a casa. Perché? Ora Marta parte che deve andare a fare dei casting.
E io ora sono da solo. Ciao raga, come state? Mi mancate. Ma non l'avevo vista. E la cosa che io non capivo. Raga, devo dire una cosa a loro. Speriamo che finisca il prima possibile. Raga, sono veramente sfigata. Avete visto che carino mio fratello che è andato a prendermi la spesa? Che tenero. Ciao, ciao. Ciao, Ciccio. Ciao. Ciao. Ok. Spesa, a mia sorella Fra fatta. E speriamo che questo 2022 cambi totalmente le nostre vite. In meglio, ovviamente, perché finora è stato sempre in peggio. Io raga vi saluto qui, fatemi sapere con un commento com'è la situazione da voi, la situazione dei tamponi, come state voi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti raga.